Un totale di 15 giorni di eventi previsti a Perugia, così come in altri 5 comuni della regione, si svolgerà nel mese di settembre, da venerdì 6 a venerdì 20, la 79esima Sagra Musicale Umbra, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica. La manifestazione in questione rimane la più antica rassegna musicale organizzata nel Cuore Verde d'Italia. La tradizione è quindi una proposta di musiche che cercano di portare a una dimensione di riflessione spirituale, in luoghi speciali, in luoghi meravigliosi, luoghi che l'Umbria può offrire, che appunto uniscono fascino dell'arte, della storia, alla emozione della musica. La kermesse verrà aperta dall'esibizione del coro orchestra Cremona, musica antica, di scena presso la Basilica di San Pietro a Perugia, nell'ambito di un progetto sacro dedicato alle musiche di Claudio Monteverdi e Giovanni Gabrieli. Nei giorni successivi poi tanti appuntamenti di vario genere nel capoluogo umbro, ma anche a Todi, Deruta, Montefalco, San Gemini e Scheggino. E poi ci sarà molta musica, diciamo, del mondo, e in particolare voglio ricordarvi due appuntamenti importanti, quella con i dervisci rotanti e la Sema, che è una sorta di momento musicale religioso della tradizione sufi, e poi la musica cretese. A 100 anni dalla scomparsa avvenuta nel novembre del 1924, la Sagra Musicale Umbra non mancherà di omaggiare il grande Giacomo Puccini. Venerdì 13 settembre al Teatro Morlacchi di Perugia debutterà una curiosa rivisitazione della Bohème basata sulla formula denominata opera corto, ideata dal tenore Gianluca Terranova. Lo spettacolo sarà quindi replicato martedì 17 al Teatro Comunale di Todi con l'Orchestra da Camera di Perugia, diretta da Enrico Bronzi, pronta a deliziare il pubblico insieme a due cast giovani e talentuosi.